Buongiorno ragazzi, sono Mike Senza Nome e vi do il benvenuto a Transport Fever. Guardate qua il nostro trenino che trasporta le assi di legno. Finalmente 78 assi di legno stanno venendo trasportate con tanta potenza. Guardate come sono legate bene. Questa è una mod e anche quella è una mod, è piena di mod. E ci sono due preti che stanno guidando. Che stanno guidando questo treno a vapore in discesa, 60 km/h, di più in realtà non si possono fare perché il treno non va di più. E adesso la strada è ancora lunga, deve fare tutto il zig zag e andare fino in fondo. Essenzialmente sarà un casino, ma vediamo un attimo quante ne abbiamo ancora qua. Ne abbiamo ancora già 53. Come si può fare? Non vorrei proprio sdoppiare la linea completamente, perché sdoppiare la linea costerà un bordello in tutti i sensi, considerando insomma tutto questo casino che c'è da fare. Però forse qualcosina riusciamo anche a fare. Adesso non so se ci riesco, però insomma tanto vale provare, giusto? 62, siamo già a 62. O ci aggiungo più vagoncini o non saprei. Quanta legna ci abbiamo qua da trasportare? La bellezza di centinaia di pezzi tronchi in legno, 212. E cavolo, un bel casino veramente. Nel frattempo concentriamoci su altro, lasciamo che il treno faccia il suo corso e nel frattempo ci concentriamo su altro, ad esempio sul treno 3 che sta portando avanti 22 persone nel 1916, mi sembrano un po' pochine. Abbiamo 4 milioni di cash ormai, direi che possiamo anche cercare di pompare un po' di più ragazzi, un po'... che dite? Facciamo, 56 aspettano, ne trasporta 22 a malapena. Dai, ce la facciamo, io confido in noi che ce la facciamo. Qua in città cosa abbiamo? Linea 12 a 16 persone, linea 10 a 12. Oddio, non ho capito niente. Ah, questa è una macchina. Giacomo Ricci sta andando con la sua bellissima macchina al lavoro. Non c'è manco tanta voglia a sentirlo sospirare, però ce la sta facendo. Abbiamo un autobus qui, sì, ok, la linea 10. Abbiamo detto quante persone ci sono qua, linea 10, 12 persone. E quanti mezzi ci sono sulla linea 10? 1. Allora, che dire, scusi, compriamo un altro mezzo, ma... Linea 1, oh, oddio, la via 1 qua. Forse è il caso di spostare la via 1 più in qua. Sto dicendo così, cioè non vorrei offendere nessuno, ma a me sembra che possa aggiungere un'altra fermata, ad esempio. Qualcosa del genere. E alla linea ci aggiungiamo un'altra fermata. Via 1, via Carmine. Già che ci siamo, ci aggiungiamo anche un'altra fermata ancora. No, non volevo questo, ma volevo costruire una fermata, signore. Ecco qua. Quindi invece di andare lì, ci aggiungiamo questa linea. Via Carmine, via 1. E poi viene via JF Kennedy. Ok, fantastico. Linea 10, un altro mezzo. Dove sei? Depot. Depot, sei andato sul depot, eccolo qua. Ci prendiamo però uno di questi. Sì, ci prendiamo un Sauerband Lagen Flushing Boots. Esattamente questa cosa qua. E la segniamo alla linea 10. Così abbiamo mezzi più avanzati per linee più avanzate. E intanto questa è la linea 12 che va avanti a Aubesson e vuoto. Perché è vuoto? Cioè, a me sembra che ci sia gente che aspetta qua, via 1. Via 1, niente in attesa. Non è che è sbagliata la fermata? No. Mi scusi, buon uomo. Veicoli, 45-42 anni. Forse è il caso di sostituirli. Ci mettiamo magari un mezzo più. Sostituisci ora? Sì, ok, grazie. Linea 12 abbiamo sostituito e dovrebbe arrivare fino qua in fondo.
che tu torni indietro, perché sennò Walken Z, nessuno piace andare a Walken Z. E poi abbiamo la grandissima cittadina di Oberau. Quanti veicoli che mi tocca sostituire, ragazzi. 14 sostituzione, via. Mettiamoci questo, sostituisce automaticamente. Quante persone sono qua che aspettano? Tante. Ma intanto abbiamo un trenino che trasporta 20 persone. 20 persone. Che vergogna, che vergogna. Il depot ovviamente dall'altra parte. Allora, trenino. Lo teniamo qua sott'occhio. Intanto a Garmisch-Partenkirchen. La cittadina si è evoluta abbastanza bene, ma direi che la linea ha bisogno di sostituire anche questo nuovo mezzo e via. Ok, beh, allora io direi che è il momento di sostituire questi due trenini perché veramente stanno facendo schifo. Ci siamo, scarica le 20 persone e vai al depot. 48.000, zio, stiamo usando un treno dell'anteguerra qua, guardate, è ancora il modello iniziale, infatti questo treno ha 43 anni. Direi che è il tempo di ammodernarsi un po'. Moderniamoci un po'. Nel frattempo, nella stessa cittadina, cosa abbiamo? Vabbè, abbiamo appena cambiato il mezzo, quindi va bene così. Il treno acciaio è lì fermo inchiodato. Nel frattempo, noi compriamo un nuovo trenino potente. Vediamo cosa compriamo. Cosa compriamo? E 70 km/h, ci piace. Abbiamo qualcosa che spinge di più? Questo spinge tanto, ma costa anche tanto. E per quello che mi serve in questa linea, essenzialmente non è proprio così importante. Vediamo cos'altro abbiamo. Class Baden. 90 km/h. La Class Baden è una locomotiva classica che conosciamo tutti. 65 km/h, 85, 3 milioni, troppo. Ora il deposito. E abbiamo queste che fanno i... No, quella faceva i 100, queste non fanno più i 100. Queste fanno schifo e basta. Allora i 90, dai, non sono male. 85, 65. Ci prendiamo la Baden, ok. Prendiamo questa. Compriamo una Baden. E oltre alla Baden, adesso ci abbiamo da prendere locomotive. Locomotive, abbiamo 18 persone, 12 persone, 14 persone. Via, via, via. Uno, due, oh, due, tre vagoni, 70 metri di treno. Adesso direi che ci siamo. Vediamo questa nuova creazione dove è finita. Oh, là. Linea 16, colore triste. Eccolo qua. Questo è il Baden. Dovrebbe essere una locomotiva originale del gioco, della verità. Ora i vagoni sono una mod. E sono terza classe per i poracci di turno. Dovremmo avere finalmente una locomotiva abbastanza buona su questa linea. Quindi la lasciamo lì, la abbandoniamo a se stessa e andiamo da questa parte dove ovviamente non ci basteranno più i soldi per prendere un tubo di niente. Ma questa è una cab 2, quindi acquistiamo treni. Una cab 2 non esiste neanche più, ovviamente. E quindi vediamo di trovare un treno decente anche per questa linea. Questo treno qua invece che è un po' più poveretto, abbiamo deciso di aggiungergli semplicemente un altro vagone e portarlo a 40 persone. Ulteriormente ci aggiungeremo altri vagoni dopo, ma intanto ci accontentiamo di questo perché le finanze sono quelle che sono. Vedete che abbiamo il vagoncino nuovo, dobbiamo vedere se cambiando il colore funziona. Allora, vediamo. No, non cambia un cazzo perché evidentemente non è stato implementato. Però il vagone ci va bene anche il color legno. Adesso già che ci siamo, vediamo il colore della linea, che così diventa arancione. Così almeno sembra un po' meno, stona un po' meno quel marrone lì. Vado, vediamolo finché carica. Alberi permettendo. Ovviamente vogliamo vedere il vagone modato. Si aprono e si chiudono anche le portiere. Sì, le porte, insomma, le carrozze. 40 persone su 40, adesso ci aspettiamo che i profitti aumentino. E nel frattempo, dove siamo? Dove cavolo siamo? Allora, qui, cosa abbiamo qui? Abbiamo un sacco.
Stai zitto, chi sei? Daniele Rizzo, cioè, quante probabilità c'era che io beccassi un Daniele Rizzo? Veicolo sostitutivo, ovviamente prendiamo il Bauer Sulf Chuputz e sostituiamolo. Adesso dovremmo avercelo, sta facendo una velocità veramente incredibile. Oh cazzo, riesco a cliccare sempre su Daniele Rizzo. Cioè, Viale, Cupini. Copre bene questa zona? Sì, copre bene. Copre bene. Sefield di Tirolo è stata una città realizzata proprio bene. Proprio bene, ragazzi. Proprio bene. Proprio bene, bene. E poi abbiamo Pöling in Tirol. Pöling in Tirol. Ci sono alcune zone della mappa che praticamente non ho più visitato. Praticamente tipo mai. Linea 13, sostituzione dei veicoli. Mettiamoci sempre gli autobus. Sostituisce automaticamente. E ciao. Meno 123.000 e qua ne abbiamo 42 persone che aspettano. Linea 13, quanti veicoli ci stanno? Porca boia. E dove sarebbero tutti questi veicoli? Sono per strada, sono per strada. Tefs ha una fermata con 42 persone. 33 veicolo, velocità, beh la velocità si sente, si sente. E facciamo i 33 km orari. Poi ci andiamo nella zona ad alta densità e qua c'è Zirl. Purtroppo Zirl non è che ci sia tanto di cambiato, se non che abbiamo ancora le carrozze con i cavalli. Linea numero 4, sostituzione. E mettiamoci il Sauerbauer, quello che è, insomma. Questa cosa qua. E abbiamo anche lo Orion, che carica da dietro, guardate che bello. Dai, chiudi e vai via. Sto aspettando che quell'altro giustamente si allontani di un po', ma una carrozza con i cavalli, dove vuoi che vada? Dai, bello, su. Automaten Zen Samsung Shop. C'è il prete nella stazione qua che sta aspettando. Non si sa chi, non si sa cosa, ma sta aspettando. Favoloso, favoloso. Sta prendendo velocità, attenzione. Cosa c'è? Cosa c'è? 1917. La Mikado e poi KKSTB, tante altre cose lì. Trenino che ha la bellezza di 50 anni. Che bello, che okay. Ma quanto è bello, a me piace questo treno. Così vecchio, così. Non fa neanche fatica, anche perché va sul rettilineo, ma fa 40 km orari, capite bene che c'è qualche problema. Dunque, poi cosa abbiamo qua? Abbiamo la stazione di linea 1 e linea 11, 58 e 53 persone. 58 e 53 persone. Qui abbiamo il treno 1, quindi linea 1, 75 persone. Linea 1, 55 persone. 60 km orari, il trenino realistico. Sta andando alla grande e sta facendo anche traffico, perché giustamente deve passare. Dunque, via Ottavi. Via Ottavi e via Ano. Via Ottaviano. Ottaviano. Poi abbiamo la linea 3. Vediamo la sostituzione dei mezzi. Aggiorniamo la sostituzione dei mezzi con i camioncini nuovi. Stanno arrivando bene. 1.500.000 adesso. 1.500.000. Quasi quasi questo treno che mi fa pietà io lo sostituirei. Il treno da Innsbruck è arrivato. E 183.000 e basta. Ma che cacchio. 63.000, via. Vai al depot. Rendimi fiero di te. E qua prendiamo un treno nuovo. Un altro treno nuovo. E abbiamo delle locomotive nuove. Il SB 629, ma ok, sempre Austria, sempre tutto bene. E che appunto sta facendo, stavo guardando, 90 km orari questa, 1.228 kN, porca vacca, tanta roba. 120 kN, questo ne fa 228. Cioè questo treno qua sulle montagne spaccherebbero. Anche perché vengono usate in America, quindi è per quello che probabilmente ha le dimensioni che sono molto più giganti rispetto alle altre. Intanto vediamo di capire cosa ci sarebbe su questa linea qua. 3 milioni e mezzo io non li pago per
fare 70 km orari, però 2047 non ce li ho, quindi andremo sempre su qualcosa di usato. Vediamo questa locomotiva e abbiamo 1.089. Che schifo. Ma per non saper leggere e scrivere punterò su questo Baroque, che in realtà è Wagon, che in realtà non ho mai capito perché, ma mi sta dicendo così Nexus Go, mi sta dicendo che così io mi fido. Quindi andiamo a dargli la linea deve essere la linea numero 11, che è quella. E vediamo la nuova locomotiva e nuovo vagone. Questa è un'altra mod, ovviamente. Eccola qua, locomotiva nuova e trasparente, c'è la caldaia praticamente sospesa e c'è un buco sotto. Credo che fosse così il modello reale, non vorrei dire. Mi auguro che fosse così il modello reale, però non si sa mai. Comunque, eccoci qua. Guardate come gira bene. Senti che cattiveria, che cattiveria. Adesso mi ha fatto una curiosità e voglio mettere la Mikado sulla linea, quella di Montana, con altri vagoni in legno, cioè per il trasporto dei tronchi. Mi ha fatto venire questa pazzia, questa voglia di fare pazzie. Intanto abbiamo le due locomotive che si incrociano. Ciuf ciuf, siamo arrivati? Si chiude addirittura, mamma mia, si chiude addirittura la porta del vagone. E finalmente trasporta 43 persone, quindi il vagone nuovo è questo ultimo, si vede anche che è quello meno pieno di polvere. Simpatico, molto simpatico. Molto molto simpatico e stiamo facendo soldi, sì, stiamo facendo soldi, benissimo. Innsbruck, la grande città di Innsbruck. Innsbruck, allora. Intanto i camion della linea 6 qua vanno sostituiti con i camioncini Benz. Camioncini Benz e vanno sostituiti in automatico. E il tram, che è un catorcio. Vediamo un attimo, sostituzione, linea, ok. Volendo ci abbiamo già il tram elettrico dalla città natale del gioco Schaffhausen in Svizzera. Ok, guarda, abbiamo preso il tram elettrico, ma ovviamente cosa succede? Che mi dirà, idiota, non c'hai mica la via per il tram elettrico, o forse sì. Sta andando fuori città? Sì, ce l'ha. Utilizzazione automatica, sì. Sostituisce ora 320.000. No, a nulla. Cancella. Abort, abort. Abort mission. Vediamo un po'. Questo qua. Questo qui, questo qua. E arriviamo finalmente nella Gilenia di Hall in Tirol. Di conseguenza, adesso aspettiamo che arrivi il primo tram qua. Così vediamo effettivamente cosa. Come cambia. Forse arriverà prima dall'altra parte, chi lo sa. Ecco, infatti, arriverà prima ad Innsbruck e sarà il tram numero 8. Questo catorcio pieno arrugginito trasporta la bellezza di 9 persone. C'è una donnina coraggiosa qua che sta sul balcone, ed è la signorina Giulia Mancini. Il prete attraversa la strada, noi lo aspettiamo. Intanto andiamo, andiamo, facciamoci questa salita. I tacchini, cazzo, tacchini a Innsbruck, ne è pieno di tacchini. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo sulla salita. Ci si ferma. No, scherzavo, non è la nostra fermata. Dove stai andando? Appello. Cazzo stai andando? C'è un traffico in questa città. Eccolo qua, eccolo qua. Attenzione, è arrivata la fermata, non me ne sono manco accorto. Sì, dovresti sostituirlo. Ah, quando fai il 100% lo sostituisci. E quanto cazzo c'ha sto veicolo, scusa? 25 anni e basta? E vaffanculo. La linea 2 c'ha gli autobus tarocchi. Ok, sostituisci con gli autobus buoni.
Focus buone. E il periodo, questa è la puntata dove sostituiamo tutto esattamente. Cioè, dobbiamo metterci qua a cambiare tutti i mezzi possibili e immaginabili. La linea 21, via su via Marna. Sostituzione. E via. Sostituisci in automatico. Quanti anni ha questo veicolo? 40 anni, attenzione, è la volta buona che vediamo la sostituzione in atto. Abbiamo un trattore con la motrice, con una mega caldaia, essenzialmente è un vagoncino che cambierà su. Mamma mia! Guarda che bello! Ma che figo che è sto tram! Che figo! Se la gente la smettesse di attraversare la strada, cioè, nel senso, rompe sempre i cocomeri. Credimi. La linea 1 abbiamo detto che deve sostituire i mezzi anche lui come i mezzi fighi. Sì, ok. Poi cos'altro abbiamo da sostituire qua dentro? Abbiamo da sostituire tutta sta gente. E i mezzi sulla linea 5. Sostituzione con i Benz. Benz, vogliamo i camioncini. Tagli 23 anni e basta. Non ancora. 23 anni e basta. Linea 5. Linea 3, sostituzione. I Benz ce li abbiamo già. E quindi direi di andare sopra le montagne, qua su, dove la linea 4 anche lei deve sostituire tutto, non con questo ma con questo. Sostituisce in automatico. Linea 4 e linea 3 anche lei, ovviamente. Ci sono già i Benz. Linea Benz, sì, Benz, grazie. Linea 2 sostituisci Benz, sì, ok. Bene. Queste strade qua. Adesso vediamo se riesco a potenziare le strade, perché è il caso di 48. Strada larga. Posso potenziare la strada larga? Perché fai la gobba ogni volta? Che insomma vai ancora più veloce. È possibile fare un cazzo. È possibile costruire. Va bene. Possibile costruire. Adesso non è più impossibile costruire. Wow. In base a come li gira è impossibile costruire o meno. Intanto noi ci facciamo una strada verso la... Oh cazzo, sono rimasto senza soldi. Com'è possibile? È possibile. Beh, dobbiamo pur scendere in città, forse perché ha acquistato altri mezzi, forse. Tipo 480.000 mi servono per fare tutto questo tratto. Io direi che adesso, potenziando la strada verso la discesa, io ho aggiornato un po' i nostri mezzi e vediamo di sistemare un po' quel cavolo di casino che ho combinato giù nella vallata con tutti questi treni che, insomma, cioè, mi sto perdendo, non ci capisco più niente, chi deve fare cosa e chi sta guadagnando che, essenzialmente. Ma adesso vedremo di fare un po' di chiarezza su tutta questa cosa. Nel frattempo io vi ringrazio per l'attenzione, sono Mike senza nome e vi do appuntamento al prossimo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.